E allora buttiamoci su questa canzone dei The Colors. Riusciamo a tirare fuori dei riff di basso, secondo me, molto belli. Se ascoltiamo l'originale, però, secondo me, ho paura che il suono sia quasi tutto synth. Ogni tanto si sente un colpo di slap, però di base il suono è synth. Quindi ho dovuto cercare di tirarne fuori una versione che esaltasse un po' il suono del basso vero. Adesso andiamo a vederla. Però ti faccio sentire prima quel che ne esce se metto solo batterie e basso. Senti che si sente ogni tanto lo strappato, però di base sotto c'è proprio un sintetizzatore. E quindi la versione che ho tirato fuori io è un pochettino un compromesso per cercare di esaltare al massimo il suono del basso. Allora, noi partiamo come accordo, siamo su un re diesis minore. Qua suonerò praticamente sempre la nota, la fondamentale dell'accordo e la sua ottava, anche quando mi sposto dopo. Infatti, dopo vado su un Si, utilizzo il Do diesis come passaggio per andare a Si e poi concluderò con un Sol diesis minore come accordo, dove metterò queste note per ritornare poi al mio Re diesis minore. Ma veniamo all'incastro, perché qua dobbiamo incastrare la tecnica con le dita insieme allo strappato slap, dove comunque la mano deve cambiare un po' posizione, quindi non è proprio facilissimo. Io faccio così. Quindi, fondamentale, sono Re diesis, col Re diesis acuto, suonato col dito staccato, e poi ritorno sul Re diesis, poi sposto la posizione e vado a strappare invece la seconda volta l'ottava con lo slap. Dopo andrò a mettere il Do diesis come abbellimento con la sua ottava. La seconda volta invece scendo sul Si, dove faccio la stessa cosa, con le dita, strappato, plac. Poi utilizzo la diesis per scendere a Sol diesis, anche qua come abbellimento con la sua ottava in stile un po' dance. Sul Sol diesis cerco invece già di strappare qua sul 2, perché lì sento che va a mettere un colpo in plac. Quindi dopo aver suonato Sol diesis, senza spostare tanto la mano, cerco di strapparlo, anche se non è propriamente il colpo dello slap, perché non ho tempo di farlo lì. Rimetto il Sol diesis e poi metto queste note qua. Fa diesis, fa naturale, vorrei chiamarlo mi diesis ma te lo chiamo fa naturale, do diesis, quindi tasto 4, tasto 3 e tasto 4 della corda invece di la, e poi ritorno sul mio re diesis. Questo è il riff portante di quasi tutta la canzone, lo troviamo sulle strofe e lo troviamo anche intervallato nei ritornelli, anche se nei ritornelli poi ci vedremo un'altra cosa che andiamo a suonare. Questo è il pre-ritornello, sono delle note lunghe. Partiamo con il Si,
Poi mette un do diesis come nota di passaggio per scendere poi sul sol diesis. Scende sul sol diesis, poi per ritornare a si utilizza in levare la diesis. Tutto molto tappetoso. Eccoci sul ritornello. Praticamente nella prima parte io sento anche qua molti sintetizzatori, infatti senti, c'è la voce con sotto il synth che fa l'ottava. Io vado a simularlo con il basso, e quindi i giri degli accordi sono gli stessi del riff, del primo riff che abbiamo visto, quindi re diesis col do diesis che andrà sul si, e poi scendiamo sul sol diesis con l'abbellimento solito per ritornare al mio re diesis iniziale. Quindi vado a fare le ottave. Normale. Tutto il giro. Sentiamola col synth, così poi puoi immaginarti come suona il basso sopra. Nel secondo giro invece risento i colpi in slap, e quindi andiamo a suonare quello che abbiamo visto nel primo riff. Te lo faccio sentire. Terzo giro. Qua c'è una variazione invece come accordi, perché oltre al re diesis non fa più due volte e poi mette il do diesis come passaggio per andare a si, ma lo mette proprio come accordo a sé stante, quindi fa una battuta di re diesis e una di do diesis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E qua metterà sempre il solito abbellimento. Quindi attenzione qua. Poi ultimo giro invece ritorna sul primo riff, quello che va a variare tra dita e slap. Questo è il ritornello. Ti faccio notare a fine ritornello questo bel passaggio che fa la tastiera. E qua andiamo a prenderlo col basso. Abbiamo il re diesis, do diesis e il si strisciato. Andiamo a vedere l'ultima parte, in cui ti faccio vedere una variazione che ho scritto io per poterla suonare tutta in slap. Per la variazione di questo riff fatto tutto in slap, in realtà non posso fare a meno di ringraziare Elia Paolo Acchiardi, che è il chitarrista cantante con cui suono da ormai quasi 20 anni, che col gruppo, mentre la suonavamo, chiaramente storpiandola, perché col mio gruppo Emily Lashat rifacciamo i testi delle canzoni in maniera stupida, rifacciamo le musiche. E stavamo suonando questo pezzo e mi fa: ma perché non la suoni tutta in slap, visto che è bella? E allora mi sono messo lì e abbiamo tirato fuori questo riff, che secondo me è ancora più divertente poi di quello che suono in origine. Allora, come vado a suonarlo? Gli accordi sono sempre gli stessi, però vado a partire direttamente con il thumb. E qua vado a mettere delle ghost. Io devo arrivare sulla sua ottava.
però vado a mettere delle ghost dopo aver suonato col pollice. Però sono molto ravvicinate. Scendo. Metto sempre comunque poi gli accordi di passaggio, però la particolarità è che qua per prendere l'ottava, come qua sul re diesis, anche sul si, devo fare questo saltino. Tum, tututa, tum, tutta. Anche qua sul sol diesis metto la stessa cosa. Qua è un po' più difficile perché ho anche l'ho strappato su una corda interna. E poi ritorno qua e per finire, anziché prenderlo qua, lo vado il fa diesis, fa naturale e do diesis, vado a prenderlo un'ottava sopra in strappato pull off, e invece il do diesis vado a metterci un thumb. Ok, questo tutorial è finito, io ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, fammi sapere nei commenti se ti è utile, se ti piace la canzone, se ti piace qualche suono, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto!